Ci troviamo al campo profughi di Aida, qui accanto a Betlemme, nella scuola materna tenuta dalle suore francescane, missionarie d'Egitto, si dice qui, vero? Sì, che sì. Sono originarie di Campi Bisenzio, o no? La fondatrice era Ciociara, è andata in Egitto e ha fondato la congregazione al Cairo e poi si è espansa un po' in tutto il mondo. C'è questa scuola materna che era stata sostenuta anche dalla diocesi di Lodi, io ricordo di aver fatto dei servizi, adesso è funzionante, la vediamo. Siamo venuti per vivere con questi bambini un istante il clima natalizio, che ci può dire? La scuola funziona da 2 anni, abbiamo cominciato con pochi bambini, quest'anno sono 25 effettivi e stanno migliorando. Il nostro impegno è di cercare in questo campo dove c'è molto odio, molto rancore, soprattutto verso gli ebrei, verso i cristiani, di cercare di far vivere almeno ai bambini uno spazio di pace, di solidarietà e di fratellanza. I bambini sono cristiani e sono musulmani, sono diventati amici, stanno lavorando bene insieme, stanno imparando molte cose. E anche quando abbiamo fatto i lavoretti ai bambini musulmani non volevamo dare il Gesù bambino, i bambini lo hanno voluto, quindi sarà il lavoretto tutti uguali. E la nostra soddisfazione è quando vediamo anche i genitori che vengono e stanno insieme.